I percorsi che resistono sono un progetto innovativo che permettono di sfruttare la tecnologia dei QR per fare memoria. Praticamente all'interno del nostro territorio, per ogni via e per ogni edificio pubblico dedicato ai resistenti, è stata installata una targa sulla quale c'è un codice QR che rimanda direttamente al sito di Quigliano Online, dove si può ascoltare o leggere la storia dei protagonisti di quel periodo storico. Questi codici QR vengono realizzati tramite una elaborazione attraverso dei software con il computer appunto digitali che elaborano e codificano un indirizzo di un sito internet, di una pagina internet e lo rendono con questo codice. Io ho cercato di raccontare queste storie privilegiando soprattutto il lato umano dei protagonisti per cercare di restituire un ritratto maggiormente emotivo ed empatico e per sottolineare appunto come dietro queste storie ci siano soprattutto uomini e ragazzi normali come tutti quanti. Ho svolto le ricerche storiche su siti web e dai libri che trattano della storia della resistenza quilianese e non, messi a disposizione dall'ISREC e dall'ANPI Quilianese, soprattutto nella persona di Giovanni Patrone. Questo è un progetto attualmente ancora in fase di implementazione perché tra i vari contenuti multimediali che possono essere raggiunti tramite i link attivati dalla scannerizzazione di questi codici QR ci sono anche video con immagini e la vicenda narrata dalla voce dell'attore Leo Ceravolo. Cullen, come veniva chiamato in famiglia, era stato ordinato viceparroco di Vado 2 anni prima. Con tenace abnegazione aveva dovuto affrontare le difficoltà derivate dai danni subiti dalla Chiesa a causa dei bombardamenti. Queste sono le mappe dell'intero progetto dei percorsi divise per località. In ogni mappa è inserito l'elenco delle vie, dei monumenti e degli edifici dedicati alla resistenza di tutto il territorio quilianese. Il progetto dei codici QR è stato arricchito anche grazie al codice Braille che è stato inserito qui sotto con questa stampa a rilievo e a questo quadrato che appunto inquadra in qualche maniera il codice. Questa innovazione anche per i non vedenti è stato frutto della collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nella persona qui di Savona di Federico Melloni. Mi sono occupato di rendere accessibile la possibilità di fare in modo che le persone con disabilità visiva possano trovare con facilità il QR code sul pannello che ho alle mie spalle. Il QR code può essere trovato perché un quadratino in rilievo con sottoscritto in caratteri braille la scritta codice QR è ben rilevato, è come se fosse un po' un bassorilievo, no? E quindi chi non vede o chi vede poco, toccando, può sentire dov'è questo quadratino sul quale è poi posto il QR code che io posso inquadrare e la bellezza dei QR code che io li posso poi anche ascoltare con tutti quelli che sono i dispositivi vocalizzati che la tecnologia ci mette a disposizione, quindi gli smartphone, i tablet, purché abbiano una fotocamera e un sistema operativo o iOS o Android, io ho la possibilità appunto di avere a bordo di essi un sistema di sintesi vocale, quindi la possibilità appunto di ascoltare il contenuto del QR code che ovviamente rimanda al sito. Il progetto Percorsi che resistono è anche un libro, una pubblicazione che io ho curato per la parte dell'impaginazione grafica. All'interno di questa pubblicazione esistono anche gli elaborati grafici della scuola Ferrari Spancaldo, in particolare della quarta E indirizzo grafica e comunicazione. I ragazzi hanno lavorato elaborando le fotografie storiche che ci sono state fornite, partendo quindi da foto analogiche per arrivare al digitale e realizzare così i manifesti che hanno animato non soltanto tanto la pubblicazione Percorsi che resistono, ma anche tutta la comunicazione diffusa nelle varie località del Quiglianese. Questo è un progetto a cura di Quilano Online e dell'associazione Impronte Digitali, a cui hanno contribuito anche ANED e altre istituzioni dell'ANPI, come quelle di Zinola, di Vado Ligure e della Valle di Vado. Abbiamo fatto questo progetto
per far rivivere i protagonisti del nostro territorio, anche perché chiaramente se si trattano di nomi altisonanti come Gramsci, Matteotti, tutti conoscono la storia e si possono reperire ovunque le informazioni. Per invece protagonisti locali c'era bisogno di in qualche modo produrre queste notizie che fossero accessibili a tutti e poter anche proprio far rivivere queste persone che hanno insomma, combattuto per la nostra libertà.